Questa sera ospite di eccezione nei nostri studi è l'onorevole Giovanni Malagodi, presidente d'onore del Partito Liberale Italiano e dell'Internazionale Liberale. Ecco, abbiamo qui l'onorevole Malagodi, lo vorremmo sollecitare con delle domande sulle elezioni sia europee che sulle sembra prossime elezioni qua in Italia. Lei, onorevole, ha parlato sabato a Città di Castello, ieri a Milano e oggi qui a Perugia in un convegno organizzato dal Partito Liberale sulle elezioni europee. Ecco, quale è secondo lei il significato di queste elezioni? Ma a nostro giudizio, di noi liberali, e non solo di noi liberali italiani, ma dei liberali di tutta la comunità europea, che sono strettamente uniti in una federazione, in un partito liberale europeo, che ha prodotto fra l'altro questo programma che ho qui davanti a me, che è un programma dettagliato, coerente, che supera le contraddizioni che sono invece presenti in altri partiti come il Partito Popolare Europeo, quello democratico cristiano, o il Partito Socialista Europeo. Ebbene, secondo noi liberali italiani e degli altri paesi della comunità, le elezioni hanno il significato di una grande scelta. Finora si era scelta l'Europa a livello parlamentare, a livello di governi. Oggi si tratta di scegliere l'Europa a livello di popolo. Che cosa vuol dire scegliere l'Europa? Vuol dire scegliere una grande struttura pluralistica, una struttura di unità nella diversità. Noi non possiamo immaginare un'Europa statalistica o autoritaria o totalitaria. Dobbiamo vedere quello che già esiste, quello che già si è realizzato nel campo commerciale, quello che si sta realizzando nel campo monetario e economico, nel campo politico, cioè un'Europa unita nella diversità, un'Europa, mi si permetta la parola, liberale. Bisogna fare una grande scelta per questa Europa liberale, perché i nostri singoli stati sono diventati troppo piccoli per i grandi problemi del nostro tempo, quelli vecchi e quelli nuovi, direi anzi tutti nuovi, perché anche quelli vecchi sono trascinati dai nuovi in formulazioni diverse da quelle di un tempo. La scelta può essere solo quella nell'interesse dell'Italia, nell'interesse dell'Europa e nell'interesse del mondo. Ecco, e se ci sono le elezioni italiane, un parere dell'onorevole Giovanni Malagodi. Noi, come è noto, avremmo considerato più giusto che si facessero prima le elezioni europee in perfetta libertà. Nelle elezioni europee non c'è paura di sorpassi, nelle elezioni europee i liberali non sono un partitino ma parte di una grande famiglia politica che avrà una funzione determinante nel futuro Parlamento europeo. In campo europeo, lo ripeto, c'è da fare una grande scelta di campo, una scelta di fondo. Ci pareva giusto, ci pare giusto che si faccia questo e poi se ne traggano le conseguenze nell'elezione nazionale. Se si dovranno fare insieme, si faranno insieme. Noi diremo e diciamo fin d'ora agli elettori, se voi scegliete nella elezione europea il campo della libertà, il campo del pluralismo, il campo liberale, dovete sceglierlo anche nelle elezioni italiane. Perché se l'Italia non fa quello che è sua responsabilità, coerentemente con la struttura di fondo della comunità, l'Italia esce dalla comunità, non uscirà formalmente, uscirà sostanzialmente. Bisogna evitare questo perché abbiamo bisogno della comunità. Non che la comunità possa risolvere i nostri problemi, noi ce li dobbiamo risolvere, ma ce li dobbiamo risolvere quelli che sono nostra responsabilità per poter nella comunità risolvere gli altri e avere in generale più forza per le fasi ulteriori della nostra vita e del nostro lavoro. Ecco, onorevole, e in ogni caso qual è il rapporto tra le due elezioni, le europee e le politiche italiane? È questo rapporto che, se posso rubare una parola, prego, prego, ad altri partiti, è un rapporto dialettico. L'elezione europea significa una grande scelta di campo, l'elezione nazionale deve essere la conferma di quella scelta di campo, deve essere coerente con quella scelta di campo. Non si può scegliere in campo europeo un sistema monetario che si basa sulla lotta all'inflazione e poi fare in Italia una politica di inflazione. Non si può scegliere l'unità europea, cioè la libera competizione fra i nostri giovani, e poi fare una politica universitaria e scolastica in Italia che li condanna a una condizione di inferiorità rispetto agli altri giovani. Dobbiamo essere coerenti fra le due elezioni e lo ripeto, l'Europa
non risolve tutti i nostri problemi. Ci sono problemi che sono nostra responsabilità, per esempio, ne ho citato due, il problema finanziario e il problema universitario. Se noi risolviamo quelli, possiamo restare nell'Europa. Restando nell'Europa abbiamo la possibilità di affrontare altri problemi, come quello della moneta internazionale, come quello dei rapporti fra l'Europa e il resto del mondo, come quello della pace, e al tempo stesso da questo rifluisce a noi una forza che ci permette di affrontare meglio anche i nuovi problemi interni che col tempo necessariamente dovranno sorgere. Onorevole, un'ultima domanda. Come giudica un eventuale abbinamento delle due scadenze elettorali? Se ne parla molto. Se ne parla molto. E io le dirò una cosa. È meno peggio che non fare prima le nazionali e poi le europee. Perché quello sarebbe veramente invertire l'ordine dei fattori. Meglio sarebbe, ripeto, fare prima le europee e poi a una certa distanza di tempo le nazionali. Magari dopo i congressi, magari in autunno, nel frattempo fare qualche cosa di utile. E questo noi abbiamo proposto una tregua europea, un governo di tregua europea. Io non so se le ultime mosse della Democrazia Cristiana siano dirette a qualcosa di simile o siano soltanto un modo per mettere gli altri con le spalle al muro, gli altri in questo caso i socialisti. Non lo so, vedremo nei prossimi giorni. Certo è che rispetto a una inversione, cioè rispetto al fare prima una scelta nazionale che può dimenticare la scelta europea e poi la scelta europea condizionata da quella o resa vana da quella, meglio è ancora l'abbinamento, perché l'abbinamento ci permetterà appunto di fare all'elettore questo discorso che io sto molto in breve accennando qui questa sera alla sua televisione. Bene, onorevole, io la ringrazio per essere intervenuto qui nei nostri studi e per averci dato di prima mano queste indicazioni anche a livello politico che discendono poi dalle decisioni che si stanno prendendo a Roma per quanto riguarda la legislatura. Quindi a questo punto pregherei la regia di mandare le informazioni economiche.